Ciao ragazzi, bentornati a questo nuovissimo acquisti autunnali a Primark più candele in offerta Yankee da Coin. E sì ragazzi, è settembre oramai, alcuni cominciano a scuola, alcuni come me cominceranno poi all'università, ma comunque settembre è il mese di passaggio dall'estate all'autunno. Usciranno ancora altri back to school e presto arriveranno, preoccupatevi, altri back to school ci saranno e presto arriveranno, ma comunque è il passaggio tra l'estate e l'autunno, quindi ho già cominciato a fare acquisti autunnali perché ho scoperto che molti posti hanno fatto uscire la collezione autunnale e come primo posto che ho deciso di visitare per queste nuove cosette autunnali 24 ho visitato Primark. Ho trovato tre cosucce molto molto interessanti, tra cui una cosa tipicamente autunnale, che però riguarda anche la mia passione. Quindi cominciamo subitissimo con il mostrarvi le tre cosucce che ho preso da Primark. La prima cosa che ho preso, ragazzi, è l'unica cosa differente perché le altre due cose sono praticamente uguali. Ho preso questa fantastica candela zucca autunnale. L'ho vista l'anno scorso, leggermente diversa. Ho detto, vabbè, sa che c'è, questa non la prendiamo, la usiamo come decorazione. Non penso di accenderla perché non ha un profumo così intenso, però comunque buono. Sentiamo molto la zucca e anche un pochino di spezie all'interno, però leggere, anche perché io non sopporto la fragranza con le spezie, specialmente la cannella. Io odio la cannella come fragranza, ma questo penso che i fan italiani lo sappiano. Comunque questa qua è moderata, per questo l'ho anche presa, ma principalmente l'ho presa da usare come decorazione, oltre a quelli di pepe che ho già preso l'anno scorso. Costava 7 euro, il prezzo un po' caletto, però ne valsa la pena, è molto carina, va anche bene. La uso come decorazione autunnale, super super carina. Ve la consiglio perché è veramente bellissima. E poi adesso passiamo alle altre due cose che ho preso, che sono uguali. Ho preso per 4 euro a testa, quindi 8 euro per due pezzi, questi fantastici set di togliami due pezzi. Erano della collezione autunnale, sono nuovi e sono super super carini. Sono tovaglioli in tessuto molto 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 belli. Guardate quanto sono belli, ragazzi. Ne ho presi due uguali, ma questi qua, ragazzi, non li ho presi solamente per tenerli come decorazione autunnale. Li ho presi per tenerli per un tempo ben più prolungato, perché voglio metterli nel Billy piccolo. Io là, a fianco al Billy grande, ho un Billy piccolo. E in un ripiano ci ho messo dei runner adesso, cioè i tovaglioli che fanno da runner, blu scuro, ma siccome quella parete è piena di accessori color terra di Siena, o comunque con queste mascqua del porpora terra di Siena, o marrone o quasi rosa arancionato chiaro, ho deciso di prendere dei tovaglioli che fossero abbinati con quelle lì. E oggi quando ho visto la Primark questi mi sono innamorato e ne ho presi ben due, anche perché il piano è grande e me li sono proposti, e così almeno fanno più estetica e mi ripiano dalla polvere. Super super mega belli, ragazzi, vi straconsiglio perché sono veramente bellissimi. 4 euro a testa, quindi 8 euro super mega iper extra consigliati, bellissimi. Anche per i ciani autunnali sono veramente perfetti. Presto vedrò un tour. Ma adesso passiamo alle Yankee in offerta che ho trovato da Coin. Sono andato da Coin principalmente per le nuove fragranze di Yankee Candle, perché se non sapete sono uscite ben tre fragranze autunnali nuove delle Yankee Candle. L'anno scorso erano anche uscite, ma veramente schifo, infatti non le ho comprate. Quest'anno le ho testate e sono buone. Almeno due sono buone, una invece che scrive la cannella. Tipo, a me non piace fatto la canina ragazzi, ma se a voi piace, ve la consiglio, ma io personalmente non l'ho presa. Invece, ho trovato una fragranza nuova da Yankee, più la regina, sua maestà, le Yankee, la ciliegia nera, versione extra grande in offerta. E infatti partirei subitissimo con mostrarvi la fantastica mega offerta di cui ho approfittato. Per 26 euro, anziché 34, mi sono preso la gialla grande della regina delle Yankee Candle. Per me questa qua, ragazzi, è la fragranza Yankee Candle più buona che c'è. Nessuna fragranza nuova che hanno fatto finora per me è riuscita a battere questa. Ciliegia nera is the best. E che devo dirvi, ragazzi? Ha un profumo a dir poco meraviglioso. L'adoro. L'adoro e la prendo sempre in versione piccola, ma adesso che ho visto che questa qua è in offerta,
con un mix di ciliegia intensa e amarena, ho detto sai che c'è, io ti accatto perché sei veramente magnifica. È buonissima, ragazzi, e la accenderò subitissimo, veramente, ragazzi. È pazzesca. Penso che già stasera la accenderò perché c'è un tempo un po' uggioso a casa mia, quindi a Torino c'è un tempo un po' uggioso, quindi penso che la accenderò. È super mega extra bella, super mega extra buona. Adesso però passiamo alla nuova fragranza. C'erano tre fragranze nuove, ragazze. Sì, comunque. C'erano tre fragranze nuove, ragazzi. Una è quella che ho acquistato e secondo me è la più buona. Una ha un po' un sentore chimico, l'altra invece sa di cannella, quindi quella per me era la peggiore. Le altre due invece erano buone, ma ho deciso di acquistare in versione piccola, ragazzi. Questa qua, che ha un bellissimo colore indaco e si chiama Woodland Weekend Memories. Memorie di weekend autunnali in ambiti legnosi. È buonissima, ragazzi. È veramente, veramente buona. Si sente molto che è autunnale. Però, per fortuna, non ha spezie, perché la maggior parte delle fragranze autunnali e invernali purtroppo hanno le spezie. E io lascerò anche un po' speziale, un po' spicy, ma quando c'è la cannella che è premonitrice come fragranza, veramente non riesco a sopportarle. Ma questa qua, ragazzi, è veramente buonina. Veramente, veramente, veramente buonina. Mi piace moltissimo. Solo con le tue fiammette agli Yankee ha fatto fragranze buone, dato che mi ha veramente eruso ultimamente agli Yankee. Perché le fragranze che aveva fatto inizio anno facevano più schifo. Mentre invece le fragranze che aveva fatto lo scorso autunno, ancora peggio. Quindi, questa qua ve la straconsiglio. È nuova, ve la straconsiglio perché è veramente buona. Però anche l'altra era molto buona. Ma se volete un altro video in cui proviamo anche le altre fragranze degli Yankee autunnali, nuove, fatemelo sapere nei commenti. Mi sono felice di provarle insieme a voi. E ragazzi, spero che questo video, questo nuovissimo haul di Primark, di come vi sia piaciuto, sapere nei commenti se anche voi avete preso la ciliegia andare in offerta da Yankee, oppure se avete già preso qualche altra Yankee. Qual è la sua preferita? Se dovesse essere la ciliegia nera, se dovesse essere qualche altra fragranza. Spero nei commenti che sono stati anche degli acquisti di Primark e niente. Se vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. E in questo momento, Gloria.